Riparte l'attività invernale presso la piscina comunale coperta Dini Salvalai, che vede come gestore la locale associazione sportiva Fanum Fortune Nuoto. La società nei mesi estivi ha portato alla struttura una serie di migliorie che riguardano i locali doccia, i servizi igienici e altre dotazioni tecniche che migliorano sia l'ambiente che l'aspetto energetico della piscina, per un importo di circa 65.000 euro. Dal mese di aprile sono i gestori e naturalmente conoscono bene l'impianto, sapevano le operazioni da fare, hanno fatto un'importante scelta che ne va a beneficio di tutta la città e questo dimostra di come una società del territorio ha piacere di fare del bene a tutti i cittadini. C'è una grande attività al mattino che ripartirà lunedì con i disabili. Noi abbiamo 66 turni gratuiti con i disabili segnalati dai servizi sociali. Il pomeriggio qui è un pienone di ragazzi, di tutti quelli che si avvicinano al mondo del nuoto, e il serale con il master. Questi lavori permettono all'unico impianto natatorio della città, che da quando è rientrata la società Fanum Fortune nella gestione ha registrato un'esplosione di frequenze giornaliere, di affrontare la lunga stagione invernale di appassionati e società al meglio delle potenzialità di questo datato impianto sportivo che accoglie l'utenza di tutta la vallata. Dobbiamo anche cambiare la tendenza che c'è stata in questi anni, in cui si diceva che la nostra piscina non era proprio messa molto bene. In questo caso i nuovi bagni, i nuovi spogliatoi e quant'altro è stato fatto all'impianto sicuramente sono migliorie che per uno che ha frequentato l'impianto potrà dire mi sembra di essere in un'altra piscina, cosa che noi per il futuro speriamo, no, che comunque sia qualche anima buona ci venga in aiuto con un impianto nuovo. Il nuoto fa uno sport molto richiesto, quello che mi dispiace è che negli anni passati, con non voglio polemiche, ma con la vecchia gestione, ci fossero spazi inutilizzati. Oggi noi abbiamo centinaia di persone che non riusciamo ad accontentare. Abbiamo corsi nuoto che partono dalle 14 del pomeriggio fino alle 21 di sera e sono tutti pieni. Purtroppo non riusciamo a servire tutta l'utenza fanese, quindi questo è un buon segno anche del nostro servizio, ma anche della carenza di un impianto all'altezza.